Smantellato dai carabinieri della compagnia di Giulianova un vasto giro di stupefacenti in tutta la provincia di Teramo. L'operazione denominata Takeaway ha permesso di arrestare 8 spacciatori, 7 italiani e uno straniero di origine marocchina che vendevano eroina, cocaina, hashish e marijuana tra Notaresco, Alba Adriatica, Giulianova con baricentro a Mociano Sant'Angelo. Una vera e propria tavola calda della droga dove i capi erano moglie e marito, i commessi figli minori e tutto si svolgeva come un normale asporto di merce direttamente dalle loro abitazioni ai consumatori. Spacciatori dunque spregiudicati e particolarmente disonesti, visto che tagliavano l'eroina con un concime olandese, cancerogeno per l'uomo. È un segnale molto forte perché dimostra che l'arma dei carabinieri è sempre attenta soprattutto ai fenomeni di spaccio nell'area costiera, che come sappiamo tutti è un luogo sensibile dove c'è la movida. È vero che adesso siamo in periodo di lockdown, quindi questo problema sembra non interessare, ma in realtà comunque l'attività di spaccio continuano incessantemente e sono molto lucrose per chi le porta avanti. Cosa è successo questa mattina? Questa mattina abbiamo concluso l'operazione Take Away. Il nome dell'operazione trae spunto appunto dalla modalità, dal modus operandi degli spacciatori che si facevano raggiungere presso la loro abitazione dai tossicodipendenti, proprio perché loro non potevano muoversi in quanto erano agli arresti domiciliari peraltro. E quindi gli spacciatori, un po' come avviene, no, presso le tavole calde dove ci si va lì, si prende la roba da sport e si porta via, così la stessa cosa facevano con le sostanze stupefacenti. In realtà sono 7 su ordinanza della magistratura, uno l'abbiamo arrestato in flagranza stamattina perché durante le 18 perquisizioni che abbiamo effettuato abbiamo trovato anche 100 grammi di hashish. Peraltro è un recidivo perché è proprio quello che fu arrestato a dicembre, il 12 dicembre, con 3 kg di marijuana. Le indagini dei carabinieri di Giulianova sul vasto giro di spaccio di droga nelle zone costiere teramane erano iniziate a giugno del 2020. Con l'operazione di oggi sono stati sequestrati complessivamente 4 kg di droga, indagate 35 persone, individuati 30 consumatori. L'idea però è che il traffico sia molto più esteso e vada oltre questi numeri.